because of the way that I've been treated the last 4 days that I'm here, especially due to Francesco Paolone, who has organized. Thanks to Giulio, who helps me tonight. But of course, mainly to the help of the composers that have written this beautiful music, and the inventor of the saxophone, Adolf Sachs, who invented this beautiful instrument around 1840. As you have heard already and have seen, the program is dedicated to one of two of the great masters of French impressionistic music, Claude Debussy. Questo programma è dedicato ai due grandi compositori dell'impressionismo francese, Debussy e Ravel. That's the first part. And it's mainly transcriptions, except the last work, which has been Rhapsody for alto saxophone and piano, which comes from the original of Claude Debussy for orchestra with saxophone. Sono tutti pezzi, quasi tutti i pezzi trascrizioni da altre o da altri organici, eccetto l'ultimo pezzo della rapsodia di Debussy, che è sì una trascrizione ma dell'originale per orchestra e sassofono. We just started with the prelude à la prelude d'un faune, a piece that Debussy wrote at the end of the 19th century, but already is looking forward to the developments in music in the 20th century. Okay. Abbiamo giusto appena cominciato col prelude alla prelude d'un faune di Debussy, un pezzo scritto alla fine dell'Ottocento, ma che apre le porte, guarda tutta la musica scritta nel XX secolo. And, what is very interesting is that in impressionistic music, the composers very often paint an atmosphere. They make pictures in music. Quello che è interessante è che nella musica impressionistica quasi tutti i compositori dipingono l'atmosfera e creano appunto dei disegni attraverso la musica. And we can also see that in the next work by Maurice Ravel, the Ma Mère Noire, the fairy tales according to Mother Goose. Okay. Mother Goose, Ma Mère Noire. Ah, okay. Yeah. E questo il prossimo pezzo è di Ravel e sono dei racconti di fiabeschi. Ma Mère Noire vuol dire appunto mia madre loca, sono delle fiabe scritte in musica. The first one, I have to see where are my glasses. The first one is the pavane of the beautiful lady, beautiful girl in the woods. I don't know if you can translate that in Italian. Il primo pezzo è la pavana della bella donna che dorme nel bosco. The second one is Petit Pousset. Petit Pousset. Il pollicino, il secondo. The next one is not so very well known for us Europeans. It's Lederonet, Imperatrice de Pagode. It's a Chinese fairy tale and it's about an ugly princess. Dunque il terzo non molto conosciuto in Europa è Lederonet, l'imperatrice delle pagode, ed è la storia di un'imperatrice, credo, orribile, una brutta imperatrice cinese, ovviamente. And the fourth one is dedicated to the meeting of the beauty and the beast, quite well known. Il quarto è dedicato all'incontro della bella e la bestia. Quite well known also in normal life. And the last one is the Jardin Féerique, the magic garden. E l'ultimo invece è il giardino magico.